World Premiere. Che facciamo l'elenco della top 10? I Purdol. Ah, vabbè, sarà l'espansioncina. Ma che espansione? Ma c'è la grafica del PlayStation 1? Sarà per Switch, no? Ah, ma è un mostro di... Iceborne, no? È uscito Monster Ranch per Steam, hai visto? Ma quello per PS1? Eh? Quello per PS1? Monster Ranch? Sì. Ah, buono. Tocca tornarci allora. Ah sì, è il coso, l'espansione Sunbreak, praticamente è un'espansione sui mostri che si nutrono dell'energia solare. Cazzo, non so. Però è che hai guardato per capire. Ma Zeno no! È mio padre. Tre amimo noi di Monster Hunter, no. Perché per comprarli? De. Da là. Annapurna, mio nonno. Tomodachi? No, non credo, non mi sembra Tomodachi. Mi piacciono animazioni a me, comunque. Questa animazione che non si ripete per niente all'infinito. Yeah. Sembra Spider-Man, Spider-Verse. Ma cos'è, un picchiaduro? Sembra tipo un'arena. No, se sfidano a balletti. Knockout City, ma cos'è sta roba? È Parappa the Rapper. Parappa the Rapper. Monkaz. Ragazzi, ma che cazzo è? È Skate. Poi c'era qualcuno che ha usato in chat dire comunque mettono qualche world premiere, guardatela per pre-show, Beh, interessante, secondo me. Deve essere simpatico, dai. Vai, da game. Da divertirsi. Da divertirsi tutti insieme. Battle your exes, disappoint your parents, find yourself. Thirsty sweethearts. Oh, ha snacciato. Gex. Ecco Nani in palestra. Vecchia. Cioè, non c'è nemmeno una data. Grazie a Corruptone per il gift, Ullot, audio, faccio anch'io per la chat. Comodaci questo. Questa è stata amarrata. Dato visto una marea di Resident Sleeper, vabbè, sulla chat. Ah, Evil West, quello che ha fatto anche Jack Black, ha fatto un video. Ma cosa cazzo mi guardi? No, già sì, per me stessi osimi carbono. No, sborro. Ecco, questo sembra bellino. Speriamo. Madonna, come godo. Madonna, come godo. Sembra ganzo, Boh, sembra una bomba. Mamma mia, come godo. Sì, ma va benissimo, che me cazzo me ne frega. Ganzo anche l'arma che si trasforma in lancia, Sì, no, ma va bene tu, a me va bene tutto, guarda. È una boss fight. Eva, nice that. Bravissimi, vai, sì, questo day one subito. Importante. Il liace marzo 2022. Vabbè, non manca molto, For best audio design, Village, secondo me. Dai, Village totale. Forza Horizon 5. Con gli effetti sonori e... Audio design Tutto, dici? No, questi sono i premi inferiori. I primini, quelli caps. Oh, il compositore di... I am most known for my BAFTA-nominated score for The Last Guardian. La Thunderful. Tanto ha prodotto anche Cubex. Questo mi sa che è un giochino piccolino. Un game by piccolino. No, è piccolino, guarda. Wishfully. Ho lavorato a... sono quei giochi fatti giorno da pennello. Lui è Raffaele Crosta. Non penso sia Raffaele Crosta. Bene cognome, però. Pokémon. Bello, no, anche questo. Guarda che design. Questo sembra veramente super bello. Ma poi li riconosci subito, Bejoy. Incredibile, pazzo. Molto Star Wars, Sì, sembra scorrimento. Ah, è tipo Limbo, capito? Mi sa che è spostato dalla Limbo. Speriamo. Tra l'altro per hanno fatto vedere un nuovo frame del terzo gioco che stanno facendo, quelli di Playdead. Ha detto che ci vorrà ancora un botto di anni, ma ci stanno lavorando. Cosa ne pensi, Nani? Farli di spide, ma come fai? Cioè, così tanto? Sì. Qualcosa che non vi sareste mai Persona aspettati. Persona 5? Ancora? Persona 5 2? Atrus. Borda. Oh! I cazzi? Cosa fanno? Remaster di tu... Ok. È il picchiaduro, Che comunque, secondo me, è una mezza figata, Anche senza mezza. Guarda cosa cazzo fai. Ma Crash morto. C'è Jim Carrey che suona appena forte. Non penso. Dai, ci deve stare Jim Carrey. Ma perché l'ha camminato, volete? Magari rimpicciolisce un pochino.
Ma questo non è Bruce, a me non interessa. Bruce Stinging. È Sting. Vai, legge l'anima udenti. Cioè no, un grande. Cambio di pensiero molto veloce. Ah, è Arcane, sì, è. L'hai visto Arcane? Ho visto 7. Comunque lo guardo, no, lo devo guardare. Io manco. Perché no. Dice che è veramente una bomba. Sì, va bene, Jinx è figa, clamorosa, però ora non... No, ma è finto, è un animatronics questo. Così potente la Riot. La canzone è bella, sì, senza, senza dubbio, però noi faceva ridere Sting che sembra che stia per partire come un razzo in cielo. C'è Adrian che è già sintonizzato. Stiamo seguendo il lancio di Sting in cielo. L'emozione è molto forte, è la prima volta che uno Sting reale si avvicina allo spazio. Eccoci, eccoci. Stanno lanciando. Sting è sempre più in alto. E 5-6 minuti di show. Ce li siamo levati. Impossibile. Non clippa. Non si sa nemmeno a cosa si riferisce. Fratelli. Cos'è, chi vince? Il miglior gioco dell'anno. Deathloop. Chi? Deathloop. Sì. Ma va. Secondo me no, secondo me è It Takes Two. Sarebbe grossa, perché vince un platform oggettivamente. È un platform. No, Re8 no, dai. No, secondo me Resident Evil 8 no. Psychonauts sicuramente si può prendere. No, dai, non era male, eh. Ganso. Cioè, io c'è anche Crash the Clank però, eh. Col flex dei caricamenti, dei portali. Sì, senza dubbio, però cioè il gameplay era bellino, era divertentissimo, sì, però non era. Oh! Che tra l'altro l'anno scorso era rinchiuso in uno studio, te lo ricordi? Che la situazione era molto più drammatica. Paps. Io vorrei avere questo talento di luminosa che veramente mi manca nel mondo. Cioè, sapere parlare su un palco così. Impossibile. Eh? Ho provato mille volte, focca sempre. L'ultima volta mi sono cascato addosso sul palco, proprio fisicamente. Artidex mi sono cascato addosso. Chissà a chi si stanno riferendo, con questi. Sì, è lui, Diego. Ma è Morgan Freeman. Vabbè. Ah, ma te lo ricordi, tra il minus. Diego. Adesso mi sa che vince. No, vince tu al minus. Ma c'è la competizione. Con mani in basso. Che era... Ah, Death Door l'ho giocato un pochettino, ma secondo me col minus sta veramente interessante. Comunque è un mondo interessante, eh. Kena, Bridge of Spirits. Bah. Ninja. Boh, più che altro secondo me gliel'hanno dato perché sono riusciti in maniera indipendente a ottenere quella grafica lì, quella tecnica lì, quell'estetica lì, però boh. Ma io manco l'ho finito poi. Un po' basato, eh. Cioè, boh, hanno premiato secondo me uno dei giochi che sembra meno indipendente, sì, di tutti. Però vabbè. Tra l'altro proprio in questa posizione avviene il lancio di Joker su Smash. Anche il concept di Ken è visto mille volte. Che vuol dire? Che c'entra? Ninja Theory? Sì, è Blade 2. Ah già. Sì, Cuphead 2, raga. Se fanno... No, se lo annunciano in questo evento, tiro fuori il cazzo in diretta e mi fa bannare da Twitch, cosa? Il primo, il no, game. No, io purtroppo no. È figata, sembra, però. Scusa, voi. Ciao, troppo zapaiolo. Gli hanno creato l'account su Twitch. No, dai. Ha pure mezzo un braccio per qui. Break it. Ma no dai, ma sei il più stronzo del mondo. L'hai blastata 3 ore, no dai. Vabbè, sì, cerco un attimino. Vorrei anche vedere. Boh, è arrivato, tu mi hai fatto, gli hanno dato pure fuoco. Ragazzi, il frame rate sarà aggiustato, ovviamente, via. Boh, ripeti il cazzo. Quando guardate i trailer di Pokémon, tutti ok, approvato. Siamo nel 2022, questo dovrebbe essere lo standard. Ma non lo è, quindi... A Seno a Saga, si ci sta però. Molto figo, no? Sì, dai, figo. Questo è molto facile. Game Pass, Pog, 1 euro. Tocca non dormi. Oh, George Luca. Boh. È The Old Republic, come si chiama? Knights of the Old Republic. Non penso. Potrebbe essere anche il sequel di... Come si chiamava? Di Jedi Fallen Order. Può darsi. Yoda. No, ha fatto bene. Il problema è che è un filmato CGI, O se no, un gioco nuovo e basta, Minchia, questi sono... chiamate droidi, erano loro. Droidi nel primo.
È bello Hertz come filmato, però il problema è sempre vero, poi bisogna vedere top IP di Hertz per i filmati CGI. Bah, questo sembra Dune, boia. Hertz, ma vaffanculo. Esatto. Vi ricordo che Hertz aveva il stesso cazzo di hit per Cyberpunk, eh? Eclipse, un gioco nuovo. Top? Che genere sarà? Ma secondo me sulla scia di Fallen Order. Secondo me è RPG. Quantic Dream, eh? Hertz. Ah no, Quantic Dream è una merda allora. Va bene, Hertz, ok, però vedi, Quantic Dream non può essere bello, purtroppo. Ecco, Hertz sta per tirar fuori il cazzo. Xbox! L'unica console che si può comprare al momento. Ma parla addirittura così, non io me lo ricordavo. No, al ristorante stava così. Praticamente stava così, però bisogna un po' enfatizzare. Parlava di solo di criptovalute. No, tutte cose, no, argomenti suoi. Una volta sei beccato. Batman. A new threat comes to our shores. Oh no, un gioco che non giocherò mai. Perché? Perché sono tutti uguali. No, sei Superman Sborra. E dipende se... Wonder Woman. Se è no, Monolith. No, Injustice, no, no. No, Wonder Woman non ti cao. No, bestemmio la Madonna. Come si chiama? Dai, Madonna, non fanno un gioco di Superman da 100 anni. Ovviamente Gal Gadot ne ha detto suca. Vabbè, bella cagata, ragazzi, si è visto un logo. Ah, Steve Johnson, di volta. Io di lei era al bus port di Abbiarello. Sì, sì. Abbiarello, sì. Best performance. I've seen the truth about you. I've seen the worst parts of you. Best doppiaggio? Paradise. The cost will be blood. Sì, però... Vabbè, me non è che mi ha fatto troppo, io ho giocato un po'. E vabbè, ma c'è stata Pole, nel gioco. Giancarlo, perché è lui. Sì, dai. Ameria, poi capirai. Maggie Roberts. No! Dimitrescu. Tra la... Boia. Boia. Tra l'altro... Vestito bello sobrio. Ci ha creduto, insomma, lei di Dimitrescu. Ma poi sembra altissima davvero, eh? Sì, sì, ma sì. Scusa, me li devi dire su IRL? Vabbè, la gente... Madonna, vedi... wow, that was the scariest walk I've ever done in my life. Thank you so much. It is an honor to receive this award and it is an honor to dietro liceo davanti museo, eh. Io prendo assolutamente le distanze da Nanni Twitch su Twitch. No, io commenti veramente riprovevoli. Alan Wake. No. Grotta. Vibra sassi. È Constantine. Constantine. Alla week 2, boy, boom, hanno sparato. Boh, 2023. Boom, boom. E sciarridio. E sciarridio. E sciarridio. Ma Remedy, poi. Remedy. Non credo che nel 2022 esca l'Ampred 8 Simulator. Beh, questo lo giocherò sicuramente. Le Survival Horror fanno un pazzi. Eccoci qua, un po' di cringino sul palco. E vai. E lui è un comico che fa gli snap. Reggi. L'uomo più potente del mondo. Che c'è Knuckles, yes, nelle... regina. Sure. Hai visto i suoi stand-up su Netflix? 4. No, vabbè, te magari... Oh, grande, oh, madonna, l'uomo più bello del mondo. And a grinder! Are you listening to me, boy? Are you listening? Wow. Yeah. Tim Carrey è Dio. Tanto credo che sia l'uomo che viene amato da tutti indistintamente. Bello, de. Eccolo, Luca. Papa's got a brand new stash. Since I've been gone, I've discovered the source of Ultimate Power. Il trailer della Tomodachi con Luca che fa la il pub del nemico. It's been on my vision board for years. Ecco te. I'm sorry. Who are you? Ah, con l'aereino, vabbè, ci sta. Vabbè, diventerà Super Sonic. Ecco Knuckles, eccolo lì. Bello che lui pigliava a cazzo, sì, si arrampiava con... Ah, lo piglia per il culo per gli smeraldi del caos. Vabbè, è una roba che avevano già introdotto un ricordo avanti. Ah, non piace a Erz questo. E poi sembra anche bello da vedere, però devo...
Boh, è vero, sembra Blastoise. Boh, però mostri sono belli, raga. Che bellezza hai visto. Mostri sono bellissimi, ragazzi. Ma se io dico cattura tutti pure, c'è sta un Pokédex. Magari è bello, Ez. Due magari... Vedi, c'è anche l'orchestra. Un grande Fabio Z. Gag, aspetta, c'è la gag, perché ha fatto finta di salutare, ma sta guardando il telefono. C'è la gag incredibile, secondo me. Okay, Zoomer, no. Humor, cringe for cringe. Fire him, addirittura. Not organic. Social credit, PG. So instead of cringe, Halo, cringe, get Hollywood out of here. Ok, actual cringe. I love Halo. Wow, nice, con la faccina. Mamma mia. Poi si è morta la stessa, rotto cazzo. Returnal. Dai, cazzo! Bravi! Carino, cazzo! Se lo meritano! Ma sono contento! Capetto di merda! Vabbè, dentro che vincere la prima grossa. Ringraziamo lo sponsor per la stagione 2 che ci farà fare. Via! Attenzione! Star Wars. Tomb Raider. Star Wars. No. Star Wars. È incredibile, sembrano tutti uguali. Mamma mia. Però Destiny 2 è bellissimo. Sì? Non scherzate con i miei sentimenti. No, non è Silent Hill, è un altro gioco. Che figata, mamma mia. Boh, mutate a metà. Però è molto action, mi sembra. Pensavo fosse più pacato. Che è lo schermo che proietta in realtà quello che vediamo noi. No, dico adesso. Ah, niente, sento un pazzo che parla dietro. Boh, però questo piccolo in realtà virtuale, fallo nudo poi, secondo me, è ancora più... No, però di quel cazzo di fuori è bello. Allora, ieri o ieri l'altro hanno fatto uscire quel frame. Io penso che fossa. Sì, l'estetica sembra quella di Playdead. Sì. Che tra l'altro si chiama Game 3 per ora. Sì, dai, è lui. Che figa. A me questi giochi qui, ragazzi, mi fanno uscire. Ma sono dei capolavori, oh, di testa. C'erano pure una mezza denuncia. No, loro si sono separati, hanno litigato. No, e uno... denuncia su società e cose del genere. Ah, ok, ok. Uno sta facendo il terzo gioco di Playdead e uno sta facendo un altro gioco ancora. Poi uno è Pauldini e l'altro non mi ricordo come cazzo si chiama. Ah, Somerville, sì. Questo è l'altro gioco che sta sviluppando, quello che si è separato da Playdead. Quindi a me non mi pare vero perché di loro praticamente comunque che ci hanno questi... E da tanto lo devono... ma non mi hanno dato la data di sto cazzo di Somerville, vaffanculo. Cuphead. Si sborra! Cuphead, Mugman and Chalice Make a Deal. Mamma mia, che sciogliano di cazzo. Quindi è confermato che sarà un DLC, Quando ho visto il telo scritto asbestos, ho detto vai, andate. Cringino, ma culo Zoomer. Cioè, guarda là che cazzo hanno combinato per Cuphead. Ma poi guarda lo sfondo che ricorda anche Fritz Lang con Metropolis. Hanno fatto tutto lo show. La faranno vedere un trailer, se no li ammazzo. Cioè, vai, si parte. Mamma mia. DLC Island. No, vabbè, ciao. They're off on their next adventure, this time to the fabled DLC Island. What challenges await in this enchanted land? Mamma mia, i più forti del mondo. Then with a leisurely climb into the mountains. Just remember to watch your step. Or perhaps the icy tundra is more to your liking. Don't forget to pack your mittens. Look out for the walloping winter whale. Next stop,
The dramatic western plains under the watchful eye of Sheriff Winchester. Questa è Clarabella, tra l'altro, poi. Che meraviglia. Sì, è un DLC tutto basato su boss nuovi. Non so che ruolo avrà lui, è il cuoco. Nuovi poteri, probabilmente. Madonna, che bello. Non hanno detto niente. Quando esce? Finalmente. Mamma mia, che palle. Neanche troppo lontano. Dai, finalmente. Altri 6 mesi. Vabbè, dai. Vaffanculo. We have a date. Finalmente, grazie Dio. Oh, un nuovo gioco di Sonic. Va bene. Non in 2D, questo non mi fa presagire bene, ma comunque insomma. Cap 2 inesistente, non lo so, ragazzi. Non lo so. Open world. Ma perché un open world di Sonic, boh? È un open world o un open map? O saranno livelli? Poi secondo me potrei girare e trovi le route dove partire. Queste sono le torri di Breath of the Wild, tra l'altro. Wild. Sonic Breath of the Wild. Già Frontiers mi fa... Ma carino, dai. Ti mangiri? Vabbè, ti becchi il pezzo e vai a fare la route delle che ti danno. Ma che cazzo è diventato Sonic ormai? Wow. Un mio fratello! Ghilermone del Toro! Intanto Ghilermone, ti posso dire un attimino, i cestini sul set in bianco, perché non mi fa scherzi, è ingrassatissimo, eh. Non mi fare scherzi, Ghilermone. Magari no. Non come Best Art Direction, secondo me. Vabbè, però forse no, non lo so, Deathloop. Madonna, Cuphead al giugno, de. Finalmente, de. Me l'aspettavo proprio, de. Shin Megami Tensei. Non ne vedo uno. For best score and music, those nominees are... And the Game Award goes to... Nier, figurati. Ma poi guarda quell'altro, se io Kotara, che cazzo di mia. Content creator of the year, but first, content creator dell'anno. Non ci sono, ragazzi. Dream, congratulations, Dream. Ma Dream non è quello che ha citato su Minecraft. Game Award goes to It Takes Two. Best narrative. Every loop I'm learning a little more. Arriva. It was a spell, I am telling you. Qui narrativa non c'è, dai. Narrativa è questa. How do we break it? I need to find out exactly what happened that night. I can reveal their secrets. You have proven yourselves unworthy, and you must be destroyed. My name is Raz. E questo è simpatico e ganzo per il discorso delle fantasie e delle tue paure che si convertono in cazzi. Best narrative goes to Marvel's Guardians of the Galaxy. Dai, sono scandalo, ragazzi. Vabbè, magari. Guarda, sì, l'hanno rubato totalmente, però. Bene, eccoci qua. Piccola bombina di Zelda. Ecco, la stessa confermazione di lancio. Uguali, identici. Forse era come pia l'oggetto. No, dai, ragazzi. Ah no, se no era scandaloso, Ah! Non c'è una cosa su questo gioco. Però questa cosa che prendi... Ci sta. Questa cosa è molto carina. Ah, questo l'avevano già detto. Oddio! Che cosa sta succedendo, ragazzi? Sono stati hackerati, no, ragazzi! È qualcosa che non succede... No, boh, c'è anche... No! Boh, non lo so, però Rocksteady mi fido abbastanza. Beh, sì. Ah, ma poi sei contro Flash schiavizzato da Brainiac. Vabbè, può essere anche Ganzo, One Piece? Harry Potter, mi sa, ragazzi. Oh, belli mostri, cazzo. Insomma, via. Io questo è uno... Mamma mia, non so. Nonostante stiano accadendo 2000 cose su schermo. No, vabbè, è Fall Guys. Oddio. È Fall Guys, le skin di Fall Guys. Ah, è Fall Guys. No,
Ma cringino? Vaffanculo, mi sono cata. Io pensavo fosse. Sono costruito in me. Perché fecero il sequel del film per PS2. Sì, 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 che sì, era sì. Super action ispirato a God of War. Strano che non c'è la skin su Fortnite. Mi ha fatto la skin di. Sì, team. Certo, ma te. Beh, sta a posto, Diego. Beh, se fa andare, sì. Vai, Diego. Tanto sono così lo faccio. Vai, vai. Quando inizia la conferenza? Dios. Vabbè, Gags? No, non c'è, incredibile. Forse è recentino, sai. Dici? And the Game Award for Best Action Adventure Game goes to Metroid Dread. Ho indovinato, incredibile. Non me l'aspettavo mai. Ce l'ho fatta a indovinarne uno. Questa non me l'aspettavo proprio. Questa è Dune, non l'ha fatto già di Dune. Dune, Dune. There will always be a desert on Arrakis. Sì, è bello, vedrai. Eccolo lì. La lotta per la spezia. Having us, we are so excited to reveal a bit about the story in Tiny Tina's Wonderlands. Yeah. And are we talking about the Dragon Lord yet? No, perché, yes, Will plays the Dragon Lord, the essential villain within the Wonderlands. Ma che imbarazzo, non ha nemmeno risposto. In a clever twist, I turn out to be the underdog hero. Aspettando il Dragon Lord in silenzio assoluto della patria. Cringe the game. Valentine. Buonanotte. Scary Sammy on his fret. Ciao Diagone. Ragazzi, si fa partire la notte con Tsunami o si finisce l'evento? Ditemi voi. Sondaggio in chat, dai, aprite il poll. Immagino che Tsunamone stanotte. Però impossibile non rimanere svegli almeno fino alle 6 a spawn. Perché scaldio pari. Ho già programmato un bot a casa. Oh, è Simpson? Sì, ma sì. Città nucleare. Madonna. Oh no. Ancora peggio. Ma poi Among Us VR. No, la chat. Cosa dicono in chat? Pretty fun. All right, tonight we have a very special K-pop performance. The South Korean developer Pearl Abyss. Eccoci qua. Andata grigiatina al volo. Dai, ma sono impazziti, dai. Non so Marco cosa stava pensando in questo momento. Abbiamo un like, ma non possiamo pensare. Cioè, non. Potrebbe essere Dark Souls 4, ragazzi, esatto. Che cazzo stai dicendo? A me che ce l'ho mai sfilato. È bellissimo, comunque. Questo video è bellissimo. Guarda questi bimbi. Sto squadro anche nel video del K-pop di Joss Milla Pop. Sì, una cosa grassa bellissima. Sì. C'è un riccio! Guarda sì, riccio! Ma c'è anche il. Che cos'è? Non capire che cos'è. È completo. Oddio. Io. Two new characters coming December 14th to Genshin Impact and the first glimpse of the upcoming character Yeonjin. Annuncio che aspettavo. Gioco più pieno di figa che esista questo. Diamoni. Non ci sono mai da nessun videogioco sto Diamoni, quindi è novità. No. Diamoni più grossi, mi sa. He's back again. Make some noise for Reggie. Bello, madonna, l'uomo più bello. Lui ha un amiibo unico che gli hanno fatto solo per lui a casa. Di? Di se stesso. Di se stesso? Sì. Per comprarlo. Sì, sicuro. Mi scrivo su WhatsApp poi. Reggi, wow. Non è sempre garbato lui, pacato, tranquillo, diretto. Era un grande. The best ongoing game goes to Final Fantasy. Buono. Oh. Questa prova non me l'aspettavo. Grazie alle sponsorizzazioni Nani ha vinto. L'influenza sta forte. Che animazione anni 50, risparmio. Interesse istantaneo. Subito. Citi l'UPA, ragazzi, in un videogioco, vado a fare i test. Invece. Fortnite. Cazzo è? Impossibile non replicare Fortnite in ogni singolo cazzo di gioco. Unlucky. Unlucky per l'animazione. Ecco la maschera cringe. Eh no, però questo è un grande gioco, eh. Ah. Questo è un gioco molto interessante. Molto interessante. Che abbiamo avuto l'onore di fare prima. Quindi, ragazzi, su questo non c'è da dire niente. Che poi secondo me ci siamo giocati tutti gli altri sponsor, cioè. Sì. Però. Tipo, secondo me quello dei picchi ce lo facciamo fa subito. Invece. Onestà intellettuale, solo dalla tua modacità. Solo qua.
trasformazioni, cose, bambini, spari. Battle Royale, un unico nucleo. Anche la verticalità. Certo, palazzo, monti, incredibile verticalità questo gioco. Anche più di Dying Light. No, io basta, non ce la faccio più, ragazzi. Stop, io, metto su un'anima, butto, lo butto dentro. Tanto, ragazzi, ma c'era, mi sembra, i Michele che stanno guardando, che interessa, magari può finire da loro. Sì, noi ci sta su un'anima, io sbaracco un po' e torno a casa.